Sarà la città dell'Aquila a inaugurare l'edizione 2016 di Nonno Ascoltami, la campagna nazionale di controlli dell'udito patrocinata dal Ministero della Salute, giunta alla settima edizione. L'iniziativa è stata presentata quest'oggi in conferenza stampa alla presenza del sindaco Massimo Cialente. Domenica 25 settembre, dalle 10 alle 19, in piazza Battaglione degli Alpini, sarà possibile ricevere preziose informazioni sui disturbi dell'udito e di comportamenti più adatti a prevenire, effettuare delle visite audiometriche gratuite. Nella nostra iniziativa per la provincia dell'Aquila, il 25 settembre saremo presso la Fontana Luminosa all'Aquila e faremo un controllo gratuito dell'udito a tutte le persone che interverranno. Questa è un'ottima campagna, patrocinata anche dal Ministero della Salute per prevenire la sordità, che sta diventando sempre di più un fenomeno sociale. Come MAICO siamo il supporto tecnico e cerchiamo di agevolare la prevenzione facendo i controlli gratuitamente. Quest'anno lo faremo sia il 25 qui all'Aquila, il 2 ottobre a Sulmona e il 9 ottobre ad Avezzano. Nonno Ascoltami si pone come obiettivo quello di fare prevenzione, fare informazione e cercare appunto di fare arginare in qualche modo questi numeri che sono altissimi. Sono circa 8 milioni le persone in Italia che hanno problemi di udito, circa il 56% di loro non hanno mai fatto un controllo dell'udito e non sanno di questo problema, non hanno evidenza di questo problema. In tutte le piazze, grazie agli ospedali che scenderanno in piazza con le loro attrezzature e con la loro disponibilità di professionisti sanitari, si faranno i controlli dell'udito. L'ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone nel mondo, oltre 7 milioni solo in Italia. Ogni giorno nel nostro paese 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge 2 persone su 3 oltre i 65 anni. Di queste, il 75% non utilizza una protesi acustica e in genere impiega tra i 5 e i 7 anni prima di accettare il problema e rivolgersi a uno specialista. Ma io sono molto contento di questo Nonno Ascoltami. Io invito i nipotini ad accompagnare i loro nonni. Di che si tratta? Si tratta di introdurre un nuovo ragionamento sul problema dell'udito. Noi parliamo molto della vista, si parla del diabete, si parla di tante cose, non si parla di un fatto che è quasi fisiologico, nel senso che invecchiando si tende ad avere una riduzione dell'udito. La campagna Nonno Ascoltami si concluderà il prossimo 23 ottobre e si articolerà in 5 domeniche con il coinvolgimento di 28 piazze in tutta Italia e 8 regioni. Vi aspettiamo domenica 25 settembre alla Fontana Luminosa per un controllo gratuito.